Bene, Alex, visto che oggi parliamo del frozen shoulder, quindi della spalla congelata, e te sei sicuramente una delle persone che in Italia può dire di più su questa problematica ancora con tanta difficoltà di trattare, riabilitare e intervenire, che cosa ne pensi? Beh, prima di tutto penso che se in Italia sono tra quelli che ne può dire di più è perché pochi possono dire molto su questa sciagurata e dolorosissima patologia che tormenta le persone, pur non essendo pericolosa, perché rende la spalla rigida e dolorosa ed è una condizione molto molto penosa, ma che è anche difficile per noi da affrontare. La soluzione magica non ce l'abbiamo, come per tante altre cose nella vita, e la frozen shoulder rappresenta spesso una condizione frustrante sia per il paziente che per noi. L'approccio deve essere sempre stepwise, fatto passo dopo passo, guidare il paziente, rimuovere le condizioni di ansietà, la riabilitazione, le terapie, e pongo sempre la chirurgia, benché poco invasiva, all'ultimo posto come extrema ratio.